facoltà, solo due parole. Questa sede non è molto, non ha molti anni come sede della facoltà di economia, però prima era una caserma e si trova in un punto molto interessante di Ancona, perché si trova sopra un'antica necropoli. Qui abbiamo ancora un luogo, uno spazio dove si possono anche visitare delle tombe che hanno più di 2000 anni. Cioè, è un posto veramente molto, molto bello, tutti voi lo conoscete, e ci fa piacere che possiate apprezzare anche voi questo luogo. Noi abbiamo 4200 studenti e oggi era la facoltà, come tutti i giorni di tutto l'anno, era frequentata più o meno circa la metà. Sono ricominciate le lezioni, quindi mi dispiace se avete trovato un po' di problemi per parcheggiare, ma è una guerra senza che non lascia nessun ferito sul campo. Il nostro parcheggio purtroppo è molto affollato. Bene, ringrazio gli organizzatori, il dottor Andrea Ortensi, mi ha fatto molto piacere rincontrarlo. Noi, io, lui e anche sua moglie Giovanna condividiamo il paese di provenienza, e questo è molto importante, perché siamo vicini anche da vincoli territoriali. Ringrazio il dottor Maurizio Fanelli e la dottoressa Mary Mengarelli che hanno organizzato questo convegno. Ho preferito scrivere due parole per non dimenticare nessuno. Ringrazio l'Associazione Medici Cattolici, i Maestri Cattolici di Ancona, l'Associazione Italiana Genitori e naturalmente i relatori. Questo tema del convegno è particolarmente attuale, si inquadra perfettamente in uno degli ambiti fondamentali della nostra missione educativa, mission come si dice oggi, ma in italiano missione va bene lo stesso, che è la formazione. Noi abbiamo uno degli ambiti fondamentali, poi noi abbiamo anche la ricerca, ma uno dei capisaldi fondamentali dell'università è la formazione. Noi una formazione ci sforziamo di offrire a 360 gradi, da un lato approfondendo in modo rigoroso gli aspetti scientifici dei temi economici, e quello è il nostro lavoro, ma dall'altro non ci dimentichiamo degli aspetti etici che devono essere utili per orientare le scelte. Penso che tutti abbiate seguito, anche perché è impossibile non seguirla, la vicenda, solo l'ultima vicenda del gruppo legato al gruppo Volkswagen, e ovviamente questa è un'azione economica che non è orientata da principi etici e che poi ha delle conseguenze su tutti noi gravissime. Pertanto ci sforziamo sempre di richiamare ai principi etici che possono orientare l'economia. Ho molto apprezzato pertanto il taglio etico e scientifico che ho voluto dare al convegno, e mi auguro sinceramente, essendo già, io ho 5 figli e un nipote, quindi sono nonno, mi auguro che il vostro lavoro possa contribuire in maniera sempre maggiore al bene dei nostri figli in generale, il bene dei ragazzi che poi noi vedremo quando saranno più cresciuti e quando arriveranno da noi. Vi ringrazio per la vostra presenza, mi dispiace di dover andare via, ma ho un'altra cosa che non posso proprio lasciare, e spero possiate apprezzare la nostra ospitalità. Grazie davvero. Grazie a lei, professore, molto grazie. Allora, adesso io pronto. Sì? Sì. Niente, era solo per concludere il mio intervento, e adesso passo la parola a Maurizio Fanelli, che è moderatore insieme a me di questo convegno, che presenterà altre persone che sono venute a salutarci e poi darà inizio ai lavori. Grazie. Sì, vorrei rivolgere anch'io un saluto, un ringraziamento al preside della facoltà, a tutti i presenti che hanno accettato il nostro invito. Come già è stato annunciato, come è stato già affermato, questa iniziativa affronta un tema che è un tema educativo che da sempre possiamo considerare impegnativo per gli adulti, in particolare per genitori ed insegnanti, e per il quale non ci si sente mai abbastanza preparati, e cioè il tema dell'educazione sessuale e dell'educazione all'affettività negli anni che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alla pubertà. Viviamo in un contesto culturale caratterizzato dal pluralismo, quindi è chiaro che ci sono idee e posizioni diverse, e constatiamo che ci sono anche modi diversi di intendere la sessualità e l'affettività.
Non a caso tra pochi giorni si aprirà il sinodo ordinario a Roma proprio sulla famiglia, che riprenderà a ragionare sulla fecondità, sulla sessualità, sulla coniugalità. Ecco, i contributi che i nostri relatori offriranno tra breve saranno quindi occasione per fornire delle informazioni e che potranno quindi diventare anche occasioni di comunicazione, di conoscenza e anche alimentare quel percorso educativo e formativo che è alla base poi dell'educazione alla sessualità, all'affettività. Prima di dare la parola alla dottoressa Mengarelli, ecco, devo dare la parola al vicario generale che porterà il suo saluto. Ecco, dico subito che la dottoressa Maria Letizia Melina, massima autorità scolastica della regione, invitata a presenziare, ha mandato comunque il suo saluto. Ringrazio per il gradito invito, ma a causa di concomitanti impegni connessi con l'avvio del nuovo anno scolastico non potrò assicurare la mia presenza alla giornata di studio, per il cui successo formulo tuttavia i migliori auguri. Un cordiale saluto, e quindi era mio dovere, ecco, riferire. Abbiamo invitato anche altre autorità, io per il momento autorità civili, sindaco Mancinelli o assessori, in sala non vedo altri, vedo anche tanti insegnanti, tanti genitori, tanti personale medico presente, tanti anche normali cittadini che vogliono studenti anche, e questo ci fa molto piacere. Ecco, invito Monsignor Roberto Peccetti a portare il saluto del nostro arcivescovo e lo ringrazio. Motivi dell'assenza per noi di Don Edoardo, per noi anconetani, ecco, ma cardinale per carità, è perché è a Firenze per la conferenza episcopale italiana. Ecco. Stamattina gli avevo chiesto scrivimi due righe, così le leggo. No, dice, parla tu. Allora, la sintesi è semplicissima. Saluta tutti, ringrazia tutti ed augura buon lavoro. Grazie. Allora, raccomando a tutti i relatori, scusate questo richiamo, di rispettare i tempi assegnati. Partiamo già con un lieve ritardo rispetto agli orari stabiliti. Abbiamo necessità di liberare questa sede che ci ospita entro le ore 20, per cui dovremmo, ecco, fare in modo di essere rispettosi dei tempi che ci siamo dati. Infine direi una nota organizzativa. Abbiamo chiesto le vostre firme di presenza, vi abbiamo chiesto la mail, chi vorrà potrà ricevere logicamente l'attestato di partecipazione che stiamo predisponendo. Invece per esigenze di servizio ci è stato fatto presente che c'è bisogno di una certificazione che attesti la partecipazione, la presenza qui al convegno, e quindi abbiamo predisposto già da stasera una certificazione che può essere presentata ai superiori, dirigenti scolastici o altre figure. Ecco, diamo ora spazio al primo intervento. Il primo intervento della dottoressa Mary Mengarelli ci introdurrà al tema del convegno con alcune riflessioni preliminari. A lei la parola, grazie. Buonasera a tutti gli intervenuti e grazie, penso a nome anche delle altre due associazioni, per aver comunque accettato questo momento di informativo ma anche di confronto. Sarò brevissima in quanto il tempo non ce lo permette, per cui non sarà un intervento ma una semplice introduzione, con il solo obiettivo di passare ai presenti quello che è l'obiettivo
di questo momento di incontro. Siamo in una situazione rispetto all'educazione alla sessualità che io non penso, io insegno anche, e non penso che è una tematica di cui a scuola non si è mai parlato, anzi. Certamente siamo in una situazione, quella attuale, di estrema confusione, proprio a livello di messaggio, di comunicazione. Per cui l'obiettivo di questo incontro organizzato, uno dei prioritari obiettivi, è proprio questo, di dare un contributo a livello di chiarezza, di informazione, perché la confusività è sia a livello legislativo, quindi buona scuola eccetera, con tutti i vari però riferimenti all'interno della buona scuola ad altre leggi, ma anche a livello nazionale, all'Organizzazione Mondiale, alle varie convenzioni, Istanbul eccetera. Adesso non abbiamo tempo, non ho tempo di elencarvi né di entrare in merito, poi vediamo se ci sarà possibilità nell'ambito del dibattito, ma non solo a livello legislativo, quindi tutti questi messaggi, buona scuola, poi ritorno indietro, e poi, ma anche a livello di linguaggio, a livello di comunicazione, a livello di mass media. Gli stessi termini usati, identità di genere, identità sessuale, educazione di genere, cioè sono estremamente confusivi, soprattutto per chi diretti interessati, che sono tra l'altro i minori, i diretti interessati, quindi non minori in quanto valore, ma minori in quanto età, e quindi a cui per diritto spetta di essere accompagnati a livello educativo. E questo aspetto estremamente sensibile a livello educativo, cioè l'educazione alla sessualità, non può assolutamente essere soggetto a confusione. Questo è l'obiettivo che cerchiamo di arrivare con questo momento di confronto. Quindi sia a livello mediatico, sia a livello legislativo, sia a livello proprio di patto scuola-famiglia, che è un diritto-dovere. Per chi insegna, ma per i genitori, queste sono alleanze indispensabili, che sono tra l'altro riconosciute con tutti i vari decreti legislativi eccetera eccetera. Quindi su una tematica del genere non può certamente venir meno questo impegno e questa responsabilità, intendendo per responsabilità a livello etimologico, cosa che mi pare non passino invece i mass media, come responsabilità, cioè abilità a dare risposte. Quindi a dare risposte a chi? A chi ha il diritto di essere accompagnato a crescere, di essere accompagnato nel suo diritto di crescita. Ecco, per cui la responsabilità, quella che oggi passa, almeno ci è sembrato, a livello mass mediatico in modo particolare, è quello a livello accusatorio. Quindi non va assolutamente bene che una tematica del genere, di estremo interesse e di estremo impegno da ogni punto di vista, venga invece veicolata e venga vissuta quindi dai soggetti a cui arriva la comunicazione in termini né confusivi né accusatori. Cioè qui non si parla di integralismo religioso, non si parla di gruppi che si scontrano a livello ideologico, qui si parla di valori, si parla di diritti, e su questo cerchiamo in questo oggi di cercare dei punti e di dare quindi anche ai presenti dei punti su cui forse è possibile trovare, no, una possibilità di oggettività, di condivisione in nome di questa educazione, che non è informazione ma è formazione, che è una cosa ben diversa. La logica che abbiamo, e la faccio breve, accorcio, la logica che abbiamo seguito nella scaletta degli interventi
parte dalle basi biologiche, perché lì probabilmente ci sono tutte le innovazioni a livello di ricerca delle neuroscienze, che forse è bene anche veicolare a chi è fuori da questo ambito, ma per chi ha diritto di sapere, perché riguarda i propri figli. L'altro aspetto è la proposta a livello di educazione, ma non solamente educazione alla sessualità, ma educazione all'affettività e alla sessualità. Ma per sottolineare non la frammentazione dell'individuo, soprattutto se è minore, ma l'unicità dell'individuo, mente, corpo, psiche, quindi non se ne parla, non è un attaccapanni il corpo. Ma è indispensabile che si vada avanti, e questo è l'altro aspetto. Con comunque un'educazione alla sessualità, all'affettività, da cui non può essere esonerato qualcuno, come sta accadendo nelle nostre zone, vedi Iedi, eccetera. Ma perché non può essere esonerato nessuno? Quindi è vero il consenso informato, io sono d'accordissimo, ma non è come l'ora di religione, ma qui non puoi esonerare qualcuno da un diritto che gli spetta. Cioè, un minore ha diritto di essere educato, quindi a livello proprio di salute, ha diritto di essere educato, di essere accompagnato, ha diritto di non essere frammentato tra le varie aspetti delle varie agenzie, chiamiamole così, educative, dei soggetti di riferimento. Questi diritti non possono essere negati tranquillizzando la coscienza con un consenso da parte del genitore. Io esonero mio figlio, tra l'altro bimbetti della scuola materna, esonero mio figlio da un diritto? Cioè, mi pare un po' particolare questa cosa, adesso entriamo pure in confronto, ma dai diritti non credo che sia giusto esonerare nessuno, tanto più chi voce non ce l'ha. Terza, e poi finisco, la parte invece più pedagogica, più educativa, perché qui stiamo parlando di scuola. E qui entra il diritto dovere dei genitori, che tra l'altro è riconosciuto dalla Costituzione, ma dalla Carta dei diritti europei, eccetera. Quindi diritto dovere dei genitori, ma diritto dovere dei genitori di scegliere per i figli, ma diritto anche dovere, diritto e dovere parallelamente dei genitori di comprendere, di conoscere, e in base a questo scegliere, dar voce ai diritti dei figli. Questo è l'obiettivo, forse ambizioso, ma comunque un momento di confronto che ci siamo posti questa sera. Grazie. Sì, la discussione, ecco, le domande le teniamo magari dopo aver ascoltato i vari relatori. Ecco, ora... Prego. Sì, adesso i medici li presento io per una certa affinità culturale. Quindi adesso ci parla la dottoressa Marilena Capriotti, con la quale abbiamo condiviso tante cose all'inizio della nostra carriera, abbastanza anni fa, adesso per non fare tanti calcoli di età, che ci parla delle nuove acquisizioni di neuroscienze sull'identità sessuale. La dottoressa è neurologo, psichiatra e docente di neuropsichiatria, neuropsicobiologia e farmacologia clinica in una scuola di specializzazione in psicologia dell'Università a Roma. Quindi ci approfondirà su questo aspetto, soprattutto neuropsicologico, e poi avremo un altro intervento medico di altro tipo, che poi vi spiegherò con maggiore dettaglio. Quindi la parola alla dottoressa Marilena Capriotti. Allora, io vi ringrazio, l'Associazione Medici Cattolici per avermi invitato. Nella persona di Andrea Ortensi, il mio compito è non quello di dire quello che io penso o quello che io sento, ma quello che è, cioè a che punto sono arrivate le neuroscienze nelle scoperte dell'identità sessuale. Cercherò di essere semplice, perché spesso non è facile spiegare qualcosa che magari è scientifico. Noi sappiamo quello che sapevamo, e che la differenza tra...
La differenza tra maschio e femmina stava nello sviluppo dei genitali e nella diversità dei comportamenti istintivi. Questo è un feto al settima settimana di gravidanza, cioè siamo neanche alla fine del secondo mese, quando già i neuroni del tronco del midollo spinale sono formati, e sono formati anche i neuroni che producono i neurotrasmettitori, cioè la serotonina, la dopamina, eccetera. E a questo stadio già il feto si muove, e dopo, questo è lo stadio embrionale, seguirà questo lo stato fetale, cioè a 10 settimane, parliamo di 2 mesi e mezzo, quando il feto è tutto formato, però il feto si muove quando la mamma tossisce, ma noi possiamo ucciderlo fino alla fine del terzo mese. Noi abbiamo e nasciamo con 23 coppie di cromosomi, coppie, di cui 22 sono uguali, ma la 23esima coppia nella femmina è XX e nel maschio è XY. Vedete, si sono accoppiati. Vi devo spiegare un attimo perché queste 23 coppie di cromosomi è costituito da un filamento di DNA, e il gene è un pezzo di questo filamento. Vedete, qui ci sono questi filamenti, sono formati da DNA, i pezzetti, alcuni pezzetti di questi sono geni, i nostri geni, e noi nasciamo con, ci sono 1500 geni per ogni coppia di cromosomi, moltiplicati per 23 coppie sono 34.500 geni. Vi assicuro che sono pochi, noi nasciamo con pochi geni, e allora cos'è che ci fa diventare diversi l'uno dall'altro? Cosa ci fa? Il progetto Genoma è stato scoperto, quindi il nostro genotipo ci è chiaro da due grandi scienziati statunitensi. Quindi noi siamo la femmina XY per il 23esima coppia e il maschio XY. Un accenno solamente come è fatto questo cromosoma, questo DNA, è molto semplice alla nascita, cioè sono delle catene, il nostro DNA è fatto delle catene dove ci sono i geni, dove ai lati ci sono molecole di zucchero, acido fosforico, e le basi azotate, adenina, timina, citosina, guanina, e va bene. Allora, alcuni geni sono predeterminati, cioè si trasmettono, per esempio il colore degli occhi, i capelli. E noi nasciamo con un genotipo, quindi con un capitale, un corredo di geni. Questi geni però possono anche non esprimersi, oppure possono esprimersi. Se lo fanno, il genotipo si trasforma in fenotipo. Cioè, se io nasco con un gene del diabete, io posso non essere mai diabetica, ma il giorno in cui mi abbuffo con una torta, questo genotipo diventa fenotipo perché io divento diabetica. Allora, che cos'è l'epigenesi? E questa è la grande passione mia, ma comunque le scoperte delle neuroscienze degli ultimi 10 anni. L'epigenetica è lo studio di quanto l'ambiente cambia il cervello, e lo cambia al 97-98%, guardate. Perché? Perché se noi nasciamo con questi pochissimi geni, il bambino, da quando è dentro la pancia della madre, l'ambiente cambia i suoi geni, e li cambia sia dentro in gravidanza che fuori. E l'ambiente modifica i nostri geni, modifica il nostro DNA, guardate, questi sono eventi, fatti scientifici, sia in senso positivo, cioè se la persona o il bambino vive in un ambiente sereno, la madre ha una gravidanza serena, il DNA viene rinforzato tramite meccanismi di acetilazione, mentre all'incontrario, se ci sono dei traumi psichici, delle violenze, un abbandono, un abuso, c'è una alterazione genetica, quindi un'alterazione del DNA. E quindi l'epigenesi, con l'apprendimento e la memoria, ci fa capire perché noi diventiamo diversi l'uno dall'altro. Ma diversi perché? Perché l'ambiente, quando cambia il nostro DNA, è come quando tu costruisci delle autostrade, si formano delle vie, delle reti neuronali
che si accendono e diventano sempre più numerose e diventano sistemi come il sistema, i sette sistemi emotivi, cioè il sistema della collera, della cura, del desiderio, dell'amore, eccetera. Allora, ritorniamo a questo piccolo feto, sesta settimana di gravidanza, siamo a un mese e mezzo. Fino a un mese e mezzo siamo tutte femmine, sono tutte femmine. Perché? Perché alla sesta settimana di gravidanza si attiva il cromosoma Y. Se non si attiva rimangono due X e quella diventa una femmina, si formano le ovaie, capite? Se si attiva il cromosoma Y, questo Y produce una proteina che si chiama testing determination factor, per cui si produce il testicolo invece delle ovaie. Capite? Quindi dalla sesta settimana di gravidanza. E questo fattore, questo testing, questa proteina innesca la produzione di testosterone. Ma che ci facciamo con questo testosterone? Niente, se non si creassero nello stesso tempo i recettori. Che vuol dire? Che il testosterone è un ormone che deve mandare il suo messaggio esattamente come la chiave sulla toppa, cioè si deve creare la toppa, cioè si formano i recettori che accolgono il testosterone dove? Nel cervello, cioè nel cervello già dopo la sesta settimana si formano i recettori soprattutto nei circuiti emotivo affettivi, sottocorticali, nei nostri centri emotivi si formano i recettori dove il testosterone andrà a attaccarsi e a mandare il suo messaggio per cui tu diventi femmina o tu diventi maschio, qui, cioè c'è la mappatura cerebrale, inizia la mappatura cerebrale, quindi il testosterone per il maschio e gli estrogeni per la femmina. E l'identità sessuale viene determinata dai recettori, quindi da queste toppe a cui arriva la chiave, disponibili agli estrogeni e al progesterone e al testosterone quando entrano in circolo. Tant'è che se noi andiamo a guardare la mappatura cerebrale, il cervello della femmina è molto diverso da quella del maschio perché ha più recettori per gli estrogeni e il maschio di più per il progesterone. Se il testosterone viene rilasciato troppo tempo prima rispetto alla formazione dei recettori, cioè se il testosterone gira nel sangue e va nel cervello ma i recettori non ci sono, non si forma l'identità sessuale maschile, perché i recettori non sono pronti e il testosterone non può dare a loro questi messaggi. Alcune persone credono che le preferenze sessuali siano simili nel cervello tra maschio e femmine, non è vero, assolutamente non è vero. Io adesso su questo scorrerò perché nell'essere umano i centri della sessualità stanno nell'ipotalamo, perché nell'ipotalamo c'è una maggiore densità di questi recettori per gli ormoni, ma sono anche nella corteccia orbito frontale, che è la sede della nostra intelligenza emotivo-affettiva, che è uguale alla nostra sensibilità, sono nell'amigdala, che è la nostra macchina fotografica, sono nell'ippocampo, che è la nostra cassaforte della memoria consapevole. E questo triangolino qui è la base della vostra sensibilità, perché è collegato a tutti gli ormoni, a tutti i neurotrasmettitori. E oggi con le moderne tecniche basta stimolare un punto per capire. Allora, perché questo testosterone è così potente? Perché stimola due cose. Una è la vasopressina, tipica proprio del maschio, che promuove proprio l'ardore sessuale, il corteggiamento, l'aggressività. E l'altra perché il testosterone stimola l'ossido nitrico. L'ossido nitrico è quello che viene stimolato quando uno prende il Viagra, per dire. Comunque, il testosterone alimenta i circuiti della sessualità maschile, ma anche i circuiti della collera. Difatti il maschio tende a essere più collerico perché ha più sviluppati i circuiti della collera nel lobo temporale. Ecco, poi l'avevo scritto sotto. Mentre le femmine hanno più sviluppate le aree del cingolato anteriore, che sono fatte di circuiti neurali dediti alla cura, all'apprendersi cura dei figli, all'allevamento. Ok?
Questo non vorrei confondervi, è una sottigliezza, ma è così. Allora, il corpo diventa maschio, cioè nel senso di testicoli, eccetera, il corpo, quando il testosterone viene trasformato in diidrotestosterone da un enzima che si chiama alfa-reduttasi. Ve lo dico perché c'è una popolazione a Santo Domingo in cui c'è un gene molto diffuso in cui manca l'alfa-reduttasi. E questi bambini nascono e i testicoli non scendono, il pene non viene fuori, quindi sembrano bambine piccole. È un'anomalia genetica molto frequente nell'isola di Santo Domingo. E quindi vengono allevate come femmine. A 12 anni però il cromosoma Y si attiva e l'alfa reduttasi viene fuori, quindi esce fuori il pene, spuntano i peli, cambiano la voce e diventano maschi. E questi sono attratti dalle femmine, cioè nonostante che sono state allevati come femmine, però c'avevano l'aromatasi che trasforma, non vi voglio confondere, il testosterone in estrogeni, comunque la mappatura cerebrale era da maschio. Il sesso gli si è sviluppato a 12 anni, sono chiamati gueve dodices, pene a 12 anni, e loro si sentono poi maschi anche se sono stati educati come femmine. Comunque vado avanti. Se il rilascio di testosterone avviene troppo presto, prima che l'aromatasi sia pronta per convertirlo in estrogeni, come nei casi di stress prenatale, si ha un cervello femminile in un corpo maschile. Però i primi esperimenti, ve la racconto rapidamente perché vi rende subito l'idea, già nel 1980 hanno preso sia fatti sulle scimmie e sui ratti, sono stati messi dentro delle gabbie e gli ultimi 3 mesi di gravidanza ricevevano delle scosse elettriche improvvisi, quindi è traumatizzante al massimo per le madri. Quando questi figli nascevano, sia i ratti che le scimmie, le figlie femmine erano apparentemente normali, i figli maschi, il 12%, avevano comportamenti femminilizzanti. Quando le figlie femmine a loro volta diventavano gravide con una gravidanza serena, anche i figli maschi di queste mamme con la gravidanza serena avevano il 12% dei maschi con comportamenti femminilizzanti. E tutti gli esperimenti che sono succeduti dopo, cioè lo stress, i dispiaceri, una situazione di sofferenza prolungata, induce un tale aumento in noi di cortisolo che il cortisolo induce delle alterazioni genetiche e andiamo avanti. Per cui l'identità sessuale nel bambino si forma quindi dalla 6ª settimana di vita intrauterina ai primi 2 anni di vita. Dopodiché sedimenta, dorme perché il testosterone cala e quindi non occupa i recettori cerebrali e sboccia come un fiore a 14-16 anni, insomma nell'adolescenza, capite? Quindi l'identità sessuale si forma tra la 6ª settimana di vita intrauterina e alla fine del 2º anno, dopodiché i giochi sono fatti. Il tipo di stimolazione affettiva ricevuta dal bambino plasma il suo sesso psicologico. Questo che vuol dire? Vuol dire che anche i fatti che succedono durante la gravidanza o i fatti che succedono a un bambino i primi 2 anni di vita cambiano, possono cambiare la sua identità sessuale. E vi faccio vedere, adesso qui corro un po', ma dopo vi faccio vedere come. Vado un po', anche se è molto affascinante, comunque vado un po' avanti, perché avevo messo tutte le sedi, diciamo, della sessualità maschile e femminile. E questo però ve lo voglio dire, nella femmina gli estrogeni agiscono tramite l'ossitocina. L'ossitocina è un ormone che viene prodotto in gravidanza e anche dopo, e anche l'ossitocina ha i suoi recettori. E l'ossitocina è una sostanza che oggi viene addirittura utilizzata per spray. Se noi diamo 4-5 spruzzate di spray di ossitocina sul naso di un uomo, questo si calma e si prende cura dei bambini, cioè gli si accende il meccanismo del sistema della cura. Mentre il desiderio e la promessia sessuale sono promossi dalla dopamina.
adesso questo vorrei correre perché non voglio lasciare, anche se è molto bello. Comunque la vasopressina nell'uomo obbedisce all'impeto, aggredisce e competi, quindi rende l'uomo lievemente più irrequieto, aggressivo della donna. E invece le femmine che hanno più ossitocina sono più portate al comportamento dolce del prendersi cura, essere amichevole. Quindi la psicologia dell'uomo e della donna sono profondamente diversi, proprio come recettori cerebrali, cioè inutile che, insomma, è un'evidenza scientifica, non vi sto a spiegare una parte strettamente scientifica. Comunque l'ossitocina calma, rende più dolci perché stimola i nostri oppioidi, cioè noi produciamo gli oppioidi, che sono gli oppioidi esterni, sono le droghe, no? L'oppio, l'eroina. Noi abbiamo i nostri oppioidi endogeni e li produciamo, e l'ossitocina stimola gli oppioidi. Qui avevo scritto proprio gli esperimenti fatti con l'uso di ossitocina endonasale, che stimola le interazioni positive. Allora, i cervelli dei feti possono avere identità di genere che spesso non coincidono con il loro sesso fisico. Che succede nei gemelli? Nei gemelli, si è visto che i gemelli monozigoti c'è una percentuale di omosessuali che è il 50% nei maschi e il 30% nelle femmine. Invece nei non gemelli la percentuale di omosessualità è del 10%, quindi c'è un fattore genetico enorme, ok? E allora vi prego di ricordare questa diapositiva. La dopamina, le interazioni piacevoli tra la figura di accudimento, che può essere la mamma o il babbo, e il bambino, innescano la produzione di dopamina che condiziona l'attivazione di ormoni sessuali, sia gli estrogeni che il progesterone. Immaginate per un attimo un bambino abbandonato, abusato, trascurato. La trascuratezza fa dei danni come l'abbandono, come l'abuso. E gli estrogeni aumentano la sensibilità dei recettori per la dopamina, e noi, la dopamina è il nostro neurotrasmettitore del piacere, tant'è che la dopamina è quella che viene liberata quando uno si fa di cocaina, solo che la cocaina ne libera talmente tanta che distrugge i recettori. Poi la cocaina vasocostringe, induce infarti e ictus, ma questo è un problema di chi la fa. Però la dopamina porta alla produzione di circuiti di neuroni, di reti neuronali diverse. Noi abbiamo delle reti neuronali dopaminergiche diverse, quindi del piacere diverse, tra maschio e femmina. E allora la quantità di estrogeni e androgeni in circolo prima della nascita e fino al 18° mese, quando la corteccia orbito frontale si sviluppa, hanno un effetto irreversibile sulla specializzazione sessuale, ma è proprio una specializzazione sessuale del cervello. E che succede? Guardate, indipendentemente da questo contesto, io vi traduco in termini neurobiologici quello che dice il Papa. Il più potente elemento che fa crescere un cervello gioioso e sano è l'amore, con le regole, ma è l'amore. Che succede quando il bambino nasce? Il bambino, quando nasce, che la madre e il padre lo accarezzano, e bisogna accarezzarlo, quando c'ha la voce, l'amore, il bambino quando nasce vi ride, non perché è scemo, vi ride perché riconosce la vostra voce, perché dal 7° mese la sente tutti i giorni. Quando nasce il bambino e si sente amato, il bambino c'ha, in termini come direbbero i giovani, uno sballo. C'è una liberazione di dopamina, che è il nostro neurotrasmettitore del piacere, e questa dopamina sale e il bambino gode con l'amore, con le carezze. E che fa sta dopamina? È la fonte della vita, ragazzi, è il primo piacere. La dopamina fa un macello de robe, detto in anconitano, cioè stimola e regola un ormone che si chiama corticotropo releasing factor, che è il vostro ormone dello stress, cioè trascrive quanto domani sopporterete il vostro stress. Che fa la dopamina? Una cosa
fa crescere il vostro cervello, fa crescere volumetricamente la corteccia orbitofrontale, che è la vostra sensibilità, è la vostra intelligenza emotivo-affettiva. Quando voi dite quello è arido, più arido, meno arido, è una bottiglia vuota. Quando uno ammazza 3-4 persone, ci sono degli esperimenti che fanno delle. Oggi ci sono risonanze che noi facciamo, un 6 Tesla, io l'ho vista a Boston, ce l'hanno in Svizzera, 7 Tesla, lessano il cervello, ma se vai a vedere il cervello di una persona che ha fatto 3 omicidi, vedi che la corteccia orbito frontale non c'è. Sono persone, io ho visto i lavori, questi pluriomicidi che hanno i primi 2 anni di vita sono stati abusati, trascurati, sodomizzati. Laddove non c'è l'amore, lì i neuroni non crescono, ok? E la corteccia orbito frontale è quella non solo della vostra sensibilità di domani, ma è quella che domani controlla i vostri istinti. E se non c'è la corteccia che controlla i vostri istinti, sarà ben difficile. Non solo, questa dopamina, sempre soggetto, stimola la produzione normale di serotonina, e la serotonina è il neurotrasmettitore del vostro benessere, perché la serotonina inibisce i comportamenti aggressivi e promuove i comportamenti socializzanti. La persona che gli manca serotonina comincia a diventare insicura, con la paura d'aver paura, la fragilità, eccetera. E andiamo avanti. Quindi i circuiti della dopamina sono diversi tra i maschi e femmine. Questo è il Time, è di anno scorso, è la rivista inglese, che dice come i primi 9 mesi della tua vita cambieranno il resto della tua vita. Come? Purtroppo così. Allora, se la madre in gravidanza ha una situazione di stress, noi lo chiamiamo stress negativo, ma ci sono vari strati, varie situazioni di stress, insomma il dolore è un pozzo senza fondo, quindi è un organetto, come dico, e se la madre in gravidanza ha una situazione prolungata di stress, il cortisolo passa attraverso la barriera ematoplacentare, va nel cervello del feto, soprattutto nell'ippocampo in via di formazione, che è la casaforte della sua memoria. Il cortisolo induce alterazioni genetiche che decideranno se questo bambino da grande sarà iperteso, diabetico, depresso, obeso o farà abuso di sostanze. E questo, ci sono tantissime evidenze scientifiche in merito, quindi è determinante una vita serena e gioiosa. Non solo. Noi fino al 2013 credevamo che noi nasciamo con 100 miliardi di neuroni e morivamo con quelli, fino a che il premio Nobel per la medicina del 2013 ha scoperto, ed era vero, che non è vero niente. Perché? Perché noi ogni giorno produciamo 1400 neuroni nuovi, 700 per ogni ippocampo, cioè l'ippocampo è la cassaforte della nostra memoria. Allora Veronesi sul Sole 24 Ore di qualche mese fa ha detto, ma allora, perché Veronesi, uno che legge, ha detto, ma se è così, se io fabbrico ogni giorno 1400 neuroni nuovi, io non mi invecchio più, no? È vero, certo, però se tu fabbrichi ogni giorno 1400 neuroni nuovi, tu li fabbrichi solo se sei sereno. E se sei sereno, se cammini, se fai un'alimentazione equilibrata, ma soprattutto se sei sereno, perché se sei arrabbiato o dispiaciuto o sofferente, il cortisolo che aumenta blocca la neurogenesi, cioè il cervello non produce neuroni nuovi. Immaginate quindi se la mamma durante la gravidanza o i bambini abbandonati hanno livelli elevati di cortisolo, quando vengono adottati il livello di cortisolo si abbassa incredibilmente, si riaccende la serotonina, si riaccende la dopamina, è incredibile. Quindi lo stress blocca la neurogenesi, cioè la formazione dei nuovi neuroni. Dalla sesta settimana di gravidanza, quindi al 18° mese, si differenzia l'identità sessuale. E pensate che alla 14° settimana il testosterone è altissimo, dopodiché cala e rimane basso fino all'adolescenza, quando l'identità sessuale sboccia.
questo che ho scritto è il frutto di molti lavori, le reazioni dei genitori al comportamento sessuale dei figli si imprimono nelle loro aree prefrontali e in questa interazione i bimbi si formano delle rappresentazioni interne di sé come esseri sessuali, cioè conta molto il rapporto con i genitori, il sorriso. Immaginate se un bambino nasce in una situazione, non dico di abuso, di trascuratezza o di violenza, ma se vede le facce dei genitori sempre tristi, depresse, aggressive o arrabbiate, è una nascita di future malattie assolutamente. E la corteccia orbitofrontale regola la produzione di ormoni sessuali, quindi è proprio un'orchestra, siamo fatti per un'orchestra. Questo adesso ve lo sparambio. I bambini esposti a esperienze traumatiche o abbandono mostrano reazioni diverse. I maschi vanno incontro a disturbi aggressivi, disturbi dell'attenzione e della condotta, invece le femmine hanno il congelamento, l'ipoattivazione. Allora vorrei dirvi questo, che voi sapete che per le malattie mentali sono classificate da due grossi volumi che nel mondo vengono ogni anno aggiornati. Uno è il DSM, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, che c'è il 4, mo è uscito il 5, che è fatto dall'American Psychiatric Association, e poi c'è l'ICD-10, International Classification of Diseases, che è fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel DSM-5, che è molto autorevole, sono veramente persone che aggiornano e studiano, l'omosessualità non è considerata malattia, già da ormai da 15-18 anni non è considerato un disturbo, ma la transessualità sì. Allora, c'è una differenza tra uomini e donne, per chi sostiene che siamo uguali, non siamo uguali, sono molte differenze. Intanto le femmine hanno il fascio che collega i due emisferi molto più grosso, il corpo calloso, sarebbe questo fascio qua, che collega l'emisfero destro dal sinistro. Il peso, il cervello del maschio, adesso i maschi speriamo che non si casano, pesano 100 grammi di più. E gli uomini hanno 4 miliardi di neuroni corticali in più rispetto alle donne. Però, dopo varie, comunque l'ipotalamo è diverso perché ci sono recettori diversi. E quello che vi voglio dire è che le donne però, siccome hanno un maggiore collegamento tra i due emisferi, hanno migliori capacità linguistiche, sia in termini di articolazione semantica che fonemica e grammaticale, mentre gli uomini hanno maggiori capacità manuali, viso-spaziali e di ragionamento matematico. Ritornando al DSM-5, vedete, mette come disturbo, vuol dire che è considerata malattia, non l'omosessualità. L'omosessualità non è una malattia, vi prego di superare questo stigma, questo gap culturale, è un diverso orientamento sessuale che va rispettato, ma il transessualismo, cioè il fatto che il desiderio di vivere deve essere accettato come membro del sesso opposto, cioè la persona che dice io sono una donna ma non mi sento donna e voglio fare l'operazione per diventare un maschio, questo è il transessuale, il gender, quello è considerato disturbo. Per questo che gli interventi di cambiamento di sesso sono oggi sono rimborsati mutualisticamente, c'è una commissione che decide però se questa persona è un po' matta oppure se veramente è una che ha un'identità sessuale tale che, ecco. Quindi vorrei arrivare alle conclusioni. È indispensabile che i bambini e noi ci educhiamo a rispettare il diverso, ma questo, su questo siamo tutti d'accordo, io credo che non ci sono problemi. L'omosessualità non è una malattia, ma solo un orientamento sessuale diverso. E vi prego di pensare che i veri omosessuali non sono quelli dell'arcigay, perché quelli sono persone che hanno diversi atteggiamenti narcisistici, eccetera, cioè hanno dei problemi, come hanno molti problemi gli eterosessuali, perché gli omosessuali sono persone normali che lavorano, con dignitose, insomma. Ecco. La transessualità è tuttora considerata un disturbo della sessualità.
Quello che è certo scientificamente è che il bambino, ma scherziamo, non è consapevole della sua sessualità e della sua identità sessuale fino alla pubertà, perché non si è completata la mappa recettoriale del cervello, che è diversa nell'identità sessuale del maschio e della femmina, che si completa a 12-13 anni, capite? Quindi lui ha un'identità sessuale fino a 18 mesi, un anno, ma poi non è consapevole di questo, perché poi gli ormoni calano e non vanno a dire alla corteccia orbitofrontale tu sei così, sei cos'ha. Quindi è impossibile, no, sarebbe veramente una situazione di indurre patologie, situazioni veramente di insicurezza o di problemi che non esistono, a dirgli di scegliere qualcosa che non possono scegliere. E infine voglio fare una puntualizzazione sulla concezione che Freud aveva, che Freud ha avuto dei lati molto positivi, però Freud è vissuto nell'epoca vittoriana viennese e gli propose quattro componenti istintuali nel bambino, i psicologi ne sanno meglio di me su questo: orale, anale, fallica e genitale. Perché propose questo? Perché lui credeva che esistevano solo due pulsioni, la libido e la distruttività. Perché Freud parlò di queste fasi che le neuroscienze hanno computato? Adesso molti pochi lo sanno questo. Perché? Freud fece queste distinzioni perché faceva tre considerazioni. La prima, lui aveva osservato che i bambini da piccoli spesso fanno dei movimenti della bocca e dei movimenti di suzione e provano piacere, oppure provano piacere durante la defecazione, e tutti questi piaceri per lui erano piaceri libidinali. Cioè lui credeva che questi istinti, siccome per lui esisteva solo i due istinti praticamente, li rapportava, dice, questi istinti diventeranno parte della sessualità adulta, capite? Secondo, lui, credendo che esistevano solo queste due pulsioni, tenete conto che nell'era vittoriana per esempio il rapporto orale o l'omosessualità erano considerate perversioni. Quindi lui credeva che queste istintualità fossero ferme, castrate e quindi rigidite e assorbite, diciamo, nella mentalità adulta. Oggi si è dimostrato, le neuroscienze hanno dimostrato che il piacere non è solo libidinale, perché ci sono tante evidenze scientifiche che delle violente cullate dei bambini suscitano piccoli dei orgasmi, che la suzione nel bambino prima di mangiare non è un piacere libidinale, ma attiva il meccanismo della ricerca. Cioè il sistema della ricerca è un circuito fatto dalla dopamina, quindi si accende il circuito della ricerca, cioè che questo c'ha fame e c'ha il piacere di ricercare il cibo, non è un piacere libidinale, ok? Quindi le neuroscienze, con le possibilità tecnologiche che ci sono oggi, hanno reinterpretato, e ci sono molti lavori in corso. Io comunque concludo e vi ringrazio. Beh, direi che non c'è niente da dire, forse dopo discutiamo un po', ma è veramente eccezionale, quindi passiamo oltre. La dottoressa Lodovica Carli, che viene da Bari, è ginecologa e ha avuto una lunga esperienza in un ospedale di eccellenza della Puglia, attualmente libero professionista, ed è consigliere nazionale del Forum delle Famiglie, referente Il Filo e la Rete, che si occupa di un servizio di buona prassi e di assistenza all'educazione sessuale a scuola. È anche presidente dell'associazione La Bottega dell'Orefice, anch'essa si interessa di educazione scolastica e identità sessuale, e quindi ha collaborato a diversi lavori che hanno portato a mettere vicino la competenza medica,
medica con quella educativa, quindi è la persona più adatta per ascoltare ulteriori informazioni serie, scientifiche su questo problema del gender. Quindi la parola alla dottoressa Ludovica Carli. Bene, grazie innanzi, buonasera a tutti, grazie di questo invito davvero gradito e grazie alle associazioni che hanno pensato a un convegno così che mi sembra quanto mai opportuno in questa fase storica. Si diceva all'inizio, si faceva inizio, inizialmente accenno alla teoria del gender, teoria del gender che, dunque per fare, andare qua. Sapete che una delle cose che più stanno provocando la responsabilità educativa di genitori e docenti è sicuramente questa diffusione della teoria del gender nelle scuole materne, nelle scuole elementari in particolare, ma non solo, della nostra Italia. Sapete che il gender sarebbe un insieme di teorie proposte dal mondo gay e da un certo universo femminismo radicale, per cui il sesso sarebbe soltanto il frutto di una costruzione socioculturale e quindi l'identità sessuale di una persona non avrebbe alcun fondamento biologico. È evidente che quello che ci ha appena detto con estrema autorevolezza la professoressa Capriotti smentisce radicalmente tutto questo e ci dice che invece la differenza fra maschile e femminile caratterizza ogni cellula di un organismo e si esprime a tutti i livelli della persona, genetico, ormonale, fenotipico e relazionale, e su questo poi l'ambiente fa il suo lavoro, come vedevamo prima. Anche la professoressa ha proiettato questa diapositiva, no? Che fa riferimento ai due cariotipi maschili e femminili, quindi tralascio ogni commento in merito. Voglio dire che la differenziazione sessuale praticamente inizia col concepimento e, come si diceva poc'anzi, al momento del concepimento si definisce quello che è il sesso propriamente genetico, per cui in assenza del cromosoma Y diventiamo tutte femmine. Non ribadisco quanto ha già detto la professoressa, voglio soltanto fare un momento, un flash su queste tappe, cioè sulle tappe fondamentali della differenziazione sessuale da un punto di vista biologico: sesso genetico, sesso gonadico, ovvero la formazione di ovaio e testicoli primordiali in attivazione in conseguenza della presenza o meno del cromosoma Y, in mancanza del quale appunto diventiamo tutte femmine. Dal sesso gonadico evidentemente la produzione ormonale sesso legata, ovvero estrogeni e progesterone, il discorso della chiave della toppa che faceva la professoressa, e da cui scaturisce un sesso fenotipico che riguarda tutto il nostro organismo e, come abbiamo appena visto, in modo particolare il cervello, non gli organi sessuali, ma il cervello, e costruendo così la base anatomo-funzionale di particolarità, abilità umane. Basti pensare alla questione del linguaggio e delle donne. Quindi, se vogliamo sintetizzare, se la professoressa me lo consente, possiamo dire che la formazione dell'identità sessuale non è il frutto semplice della influenza dell'ambiente sulla persona, ma il frutto dell'interazione fra biologia, psiche e cultura, quindi fra biologia e ambiente. Mentre per la teoria del gender la differenza sessuale è una diseguaglianza da combattere, noi parliamo, la scienza parla di un dimorfismo sessuale che è assolutamente fondamentale per cogliere, per leggere in termini relazionali la persona umana. In questo senso anche per raccogliere le nuove provocazioni che ci vengono dall'osservazione e dallo studio della realtà rispetto al rapporto uomo-donna.
È tanto vero questo che esistono delle anomalie genetiche, per esempio la sindrome di Klinefelter, caratterizzata da un cariotipo con 47, non con 46 cromosomi, quindi 2X e un Y, che comporta per esempio la formazione di un fenotipo comunque maschile, proprio per la presenza dell'Y. Sono ovviamente presenti in misura meno marcata i caratteri sessuali secondari di tipo maschile, ma comunque se c'è l'Y il soggetto è biologicamente maschio. Mentre la sindrome di Turner, che ha un cromosoma in meno, un 45X0, pur in presenza, ripeto, di un solo cromosoma X, determina la formazione di un fenotipo femmina. Allora la donna in questione sarà sterile, avrà ovaie ridotte per lo più a corpi fibrosi, avrà tutta una serie di stigmate fisiche, dalla bassa statura alla presenza di nevi diffusi e all'eventuale associazione di anomalie cardiache, ma fenotipicamente sarà una femmina. Quindi nessuna di queste situazioni, attenzione, è alla base di omosessualità o di transessualità. Viceversa, la disforia di genere o transessualismo, come ha dimostrato benissimo la professoressa, sembra basarsi più su interazioni con l'ambiente in grado di influire moltissimo sulla nostra psiche. Detto questo, che a questo punto mi sembra aver fatto una chiarezza sintetica sulle basi biologiche dell'identità sessuale, vorrei invece passare a questo punto a affrontare il tema di come oggi si educa la sessualità nella scuola. Perché se quanto ci dice la scienza mette in evidenza l'estrema importanza dell'interazione fra persone e ambiente, a cominciare dalla famiglia, qui quando dobbiamo educare la sessualità, quando dobbiamo educare l'affettività e la sessualità, cioè il cuore relazionale della persona, noi facciamo i conti di fatto con tutta la povertà culturale di questo contesto, direi antropologico, in cui viviamo, caratterizzato proprio da un uomo in frantumi. È tanto vero questo che se andiamo a vedere in tutta Europa le diverse proposte di educazione sessuale, i diversi percorsi proposti ai ragazzi, questi sono per lo più organizzati secondo due modalità prevalenti che mi sono permessa di commentare come rispondenti più a timori degli adulti che alle reali esigenze dei ragazzi. Una, e qui faccio riferimento a un filosofo francese che si chiama Fabrice Ajadi, una modalità potremmo essere definita di tipo tecnicista ed è sicuramente quella oggi prevalente, una seconda di tipo moralista. La prospettiva che possiamo definire moralista in che cosa consiste? Consiste in un tipo di educazione sessuale che praticamente coincide con una proposta di comportamenti normati in base a una morale, per lo più estrinseca, per lo più fatta di divieti, di regole, che non riescono a incontrare quell'interezza di desiderio, di domanda, di bisogno di relazione, di desiderio di significato che la sessualità racchiude e a cui l'educazione sessuale invece dovrebbe rispondere. Tant'è che spesso quando si propongono questo tipo di modalità di lavoro non si sortiscono grandi risultati. Ma anche la prospettiva tecnicista non aiuta granché. Secondo la prospettiva tecnicista, l'adulto non entra nel merito delle scelte dei ragazzi, facendosi scudo della loro libertà. E considera per la prospettiva tecnicista praticamente il sesso è qualcosa di inevitabile, i ragazzi stando insieme devono avere per forza dei comportamenti sessuali, quindi visto che è inevitabile la mia prospettiva è evitare che questa attività porti danno, leggi, gravidanze indesiderate e malattie a trasmissioni sessuali.
In questo senso l'attività più favorita è l'informazione, no? Quindi vedi che a scuola entrano figure di cosiddetti esperti, per lo più il ginecologo, lo psicologo, ma soprattutto il ginecologo, che tratterà argomenti di anatomia, fisiologia, contraccezione con i ragazzi, finalizzando questi temi soprattutto appunto a questa attività di protezione. Un'altra caratteristica importante di questa prospettiva è che il ginecologo o lo psicologo che entra in classe solitamente non coinvolge genitori e docenti, che dovrebbero essere invece i primi responsabili dell'educazione. Bene, se questi sono i due atteggiamenti prevalenti, vediamo qual è la loro efficacia. E andiamo a vedere che, per esempio, in Inghilterra dove questo tipo di programmi sono estremamente diffusi, parlo della prospettiva tecnicista, fin dalla scuola elementare, così come in Svezia, così come in Finlandia o in Danimarca, noi a fronte di questi programmi di educazione sessuale così fatti, cioè declinati secondo una prospettiva tecnicista e a volte portando addirittura la distribuzione dei contraccettivi gratuitamente a scuola, notiamo risultati esattamente contrari a quelli che ci aspetteremmo attivando questi comportamenti. Cioè vediamo che i tassi di abortività tra le teenager più alti in Europa li abbiamo dove, oltre che nei paesi dell'est, dove vabbè era un fatto storico questo, proprio in Inghilterra, dove abbiamo il 18 per mille di tasso di abortività, o ancora, guardate, in Francia, in Finlandia, in Danimarca, in tutti i paesi in cui c'è una maggiore diffusione di questi percorsi. In Italia altrettanto, guardate un attimo la mia Puglia. La Puglia è la regione che ha il più alto tasso di abortività, queste sono tabelle tratte dalla relazione annuale del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della 194. Abbiamo, in Puglia il tasso di abortività più alto nel centro-sud. Bene, c'è stato un periodo, sono stati 3 anni, durante i quali il governo regionale pugliese, in forza di questo, aveva deciso non solo che il personale dei consultori pubblici dovesse entrare nelle scuole a lavorare proprio su questi contenuti sul piano informativo, ma addirittura nei consultori alle ragazze sotto i 24 anni che avevano già abortito, molte delle quali erano proprio sotto i 18, venissero dati gratuitamente la pillola, eventualmente la spirale, il profilattico, cioè una grande distribuzione di contraccettivi del tutto gratuita su richiesta dei ragazzi. Qual è stato il risultato? Guardate, abbiamo notato che i tassi di abortività fra i teenager pugliesi sono andati proprio negli anni, a partire dal 2011, in cui la regione aveva adottato questi comportamenti, radicalmente crescendo. Qui non è riportato il dato del 2012, che è comunque di 5,7, qui sotto i 18 anni, parliamo di ragazze sotto i 18 anni. Quindi, pur essendo l'Italia, grazie a Dio, un paese che non ha certo i tassi di abortività tra le minorenni elevati come quelli che abbiamo visto prima per l'Inghilterra, la Scozia, Danimarca, Svezia, eccetera, però abbiamo comunque anche qui, pur in numeri più contenuti, questo tipo di tendenza. Lì dove prevale l'atteggiamento, la proposta informativa o addirittura la somministrazione del contraccettivo al ragazzo, cosa abbiamo? Aumento degli aborti, quindi aumento delle gravidanze indesiderate, evidentemente. Attenzione, anche questo è molto importante, aumento del ricorso alla cosiddetta contraccezione di emergenza, cioè la cosiddetta pillola del giorno dopo. Cioè, in altre parole, noi non abbiamo
neanche la crescita di un atteggiamento responsabile, per cui il ragazzo che decide a 18 anni di avere un'attività sessuale, cerca di usare dei mezzi, magari che noi non possiamo non condividere, ma cerca di usare dei mezzi per evitare la gravidanza. No, si ricorre alla pillola del giorno dopo, che ovviamente è carica di effetti collaterali dannosi per l'organismo della ragazza e non ripara certo dalle malattie a trasmissione sessuale, che infatti sono in netto incremento in tutto l'Occidente, in modo particolare nei paesi segnalati prima. E non dimentichiamo che le malattie sessualmente trasmissibili e il loro incremento fra gli adolescenti sono una delle cause più chiamate in causa nell'incremento della sterilità di coppia, che il Ministero della Salute stima riguardare ormai quasi il 30% delle coppie italiane, quindi è un problema di salute pubblica, visto che, come dicono al Ministero, ormai la fertilità, se ne sono resi conto, è un bene comune, perché siamo arrivati al punto in cui non riusciremo a provvedere con la natalità attuale al welfare e comunque a tutto ciò che riguarda la vita di una comunità civile, a cominciare dalla sanità e dalla scuola, vista nel giro di pochi anni. Qui sto facendo riferimento con questa slide a una ricerca che abbiamo fatto in Puglia, si chiama EROS, educazione, l'acronimo sta per Educazione Orizzonte Sessualità, ed è stata un'esperienza interessante che è stata portata avanti dalla mia associazione insieme all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Cattedra di Sociologia dell'Educazione dell'Università di Bari. Abbiamo fatto una ricerca su 100 scuole statali pugliesi, da cui abbiamo vinto alcuni dati, tanti, ma alcuni ve li voglio far vedere. Innanzitutto che oggi come oggi, per i ragazzi intervistati, erano ragazzi di scuola media superiore, la fonte di informazione inerente alla sessualità più diffusa rimangono gli amici. A seguire internet, la TV, giornali e riviste. Una piccola quantità, poi intorno al 10%, è data dagli esperti di cui parlavamo prima, incontrati per lo più a scuola. Come si organizzano i corsi a scuola? Guardate, nella stragrande maggioranza si tratta di lezioni frontali, conferenze, magari corredate con audio visivi. Non sono proprio conosciute esperienze di laboratori, di pedagogia interattiva, gruppi di studio, cioè non si fa un lavoro sul ragazzo, ma si privilegia, come dicevamo, l'aspetto relazionale, l'aspetto informativo. Quale l'utilità di questi corsi efficaci? Tra l'altro i ragazzi sono stati molto attenti a questo tipo di proposta, malgrado il loro taglio. E che cosa ne hanno ricavato? Hanno detto che questi incontri sono stati utili per trovare risposte a dubbi, utili per essere informati, utili per evitare scelte sbagliate. Cioè, le informazioni che vengono date nel corso di questi incontri vengono utilizzate dai ragazzi per un'elaborazione personale che può eventualmente orientare qualche scelta, ma niente di più. Qual è allora il problema? Il problema è prendere davvero sul serio il bisogno reale dei ragazzi. E qui cito Umberto Galimberti, che nel suo libro L'ospite inquietante fa un'affermazione secondo me radicale e decisiva. Occorre incontrare e affrontare il disagio culturale, mi permetterei di definirlo antropologico, e non psicologico, diffuso fra le nuove generazioni, per le quali il vivere non è privo di senso per qualche grave causa di sofferenza, ma è sofferente perché è privo di senso. E qui dobbiamo fare i conti con le difficoltà degli educatori. Quando entro in una scuola per fare un percorso di educazione dell'affettività e della sessualità, abbiamo come associazione l'abitudine di entrare e presentare il percorso ai docenti, classe per classe, proprio per favorire un'interazione. Sono previsti poi degli incontri in itinere e poi degli incontri di restituzione finale, proprio perché questo lavoro non sia avulso dall'impegno educativo quotidiano dei docenti e dei genitori.
Ecco, quello che riscontriamo invece spesso è la totale assenza dei genitori a questi incontri. Questo è il problema, il primo. Cioè che gli educatori oggi tendono quasi a mettere in dubbio la possibilità stessa di educare i figli. Capita addirittura in terza media di sentire mamme che dicono vabbè, tanto ormai i ragazzi hanno fatto tutto, fanno, se la vedono loro, io che cosa posso fare? Quando invece il bisogno di cura, il bisogno di interazione, il bisogno di accompagnamento, di educazione è estremamente importante. Quindi è assolutamente da valorizzare la responsabilità educativa dei genitori come dei docenti, che tendono invece ad autoescludersi dall'agire un autentico protagonismo educativo. Tutto ciò rende indispensabile il passare quindi da una prospettiva di tipo tecnico-informativo a una prospettiva propriamente educativa, educazione dell'affettività e della sessualità, che tende a favorire l'incontro del ragazzo con se stesso e valorizzi il suo bisogno di scoprire il significato della sua vita, il bisogno di relazionarsi, di capire a che cosa, qual è il suo compito nella vita, qual è il suo progetto. Papa Francesco, non più tardi del 20 maggio scorso, durante un'udienza in piazza San Pietro, diceva a questo proposito: è ora che i padri e le madri ritornino dal loro esilio, perché si sono auto-esiliati dall'educazione dei figli, e riassumano pienamente il loro ruolo educativo. Intellettuali critici, sempre Papa Francesco che parla, di ogni genere hanno zittito i genitori in mille modi per difendere le giovani generazioni dai danni veri o presunti dell'educazione familiare. Inoltre la moltiplicazione dei cosiddetti esperti ha portato a un'occupazione del ruolo dei genitori anche negli aspetti più intimi dell'educazione. Di fatto si è aperta una frattura fra famiglia e società e fra famiglia e scuola, e l'abbiamo visto in questo anno, in particolare nello scorso anno, quando invece è fondamentale, come si diceva all'inizio, ricostruire un patto educativo, un'alleanza educativa fra famiglia e scuola. Non tornerò su questi temi, se no prendo troppo tempo. Mi sembra che quali possono essere quindi a questo punto le prospettive di lavoro che ci possiamo dare? Per questo sottolineo l'importanza di un incontro come questo promosso da medici, genitori e docenti. Mi sembra una prospettiva veramente fondamentale. Innanzitutto la crescita, proprio per la ripresa di questo protagonismo educativo, la crescita dell'associazionismo fra genitori e fra famiglie, nella scuola come nella società, e del loro protagonismo educativo anche attraverso specifici strumenti come il consenso informato a proposito dei corsi gender, come si diceva prima. Nella prospettiva però non di una di sfida di Barletta, nella prospettiva di un'alleanza tra famiglia e scuola. Quindi io mi metto insieme con altre persone, mi metto insieme con altri genitori, vedo un fiorire di scuole genitori portate avanti da diverse associazioni come l'AGE, per esempio. È fondamentale questo, perché non è semplice educare, tutt'altro. Allora, darci degli strumenti per approfondire la nostra capacità di educatori, la nostra capacità di educare è fondamentale. Ma guardate che educare non è parlare. Educare è comunicare ciò per cui si vive. E questo non lo si fa con le parole, o si fa con i comportamenti. Quindi, da questo punto di vista, diventa fondamentale, ripeto, la costruzione di alleanza tra famiglia e scuola. Allora, se io entro in una scuola, con tutte le mie buone preoccupazioni per la diffusione dei corsi filogender, sbandierando una diffida al preside, non costruirò un rapporto sereno. Io devo dire al preside che non voglio che mio figlio assista magari a un partecipi a un corso filogender, ma la mia prospettiva deve essere di lavoro, di collaborazione con gli altri genitori, col preside, con i docenti, per proporre in positivo. Non basta dire no, noi dobbiamo fare delle proposte.
proposte di esperienze di buona educazione, di buone prassi dell'affettività e della sessualità, perché per educare un fanciullo serve un intero villaggio, è un antico proverbio africano che chiede necessariamente la collaborazione di tutti intorno a ciò che ci sta più a cuore, che è il bene del bambino. Naturalmente tra gli strumenti operativi ci sono il POF, cioè il patto di corresponsabilità educativa, che è importante che i genitori chiedano di conoscere, è importante che i genitori chiedano di come dire, corredare eventualmente anche di alcuni nota bene relativi alla loro volontà circa l'eventuale diffusione o l'eventuale proposta ai ragazzi dell'ideologia gender. Ma attenzione, è importante non dimenticare che alla fine il POF è comunque scritto in modo generico. Il patto di corresponsabilità educativa è uno strumento importante, ma è solo un primo passo ed è soltanto nell'interazione tra genitori e sistema operativo della scuola che una proposta alternativa potrà prendere forma. È importante perché i genitori riprendano la loro responsabilità negli organi collegiali, nei consigli di classe, di istituto, eccetera. Per questo il Forum delle Associazioni Familiari ha promosso da più di un anno questa iniziativa che si chiama Il Filo e la Rete. Che cosa consiste? Stiamo cercando di conoscere, di aiutare a crescere e a validare scientificamente alcune buone prassi di educazione sessuale che mettiamo poi in collegamento con associazioni di docenti, associazioni di genitori, scuole, dirigenti scolastici che vogliano portarle nelle scuole, nelle classi e interagire con loro. Da questo punto di vista, per esempio, abbiamo già, questi sono alcuni fra i nomi di buone prassi presenti in Italia, ce ne sono altri, ma questi diciamo che forse sono anche fra i più validati scientificamente. Il Teen Star, la Luna nel Pozzo, che è nato proprio in Puglia, e ci tengo a dirlo, è nato dalla ricerca Eros per quei risultati che erano venuti fuori, che appunto segnalavano la discrepanza fra bisogno formativo dei ragazzi e proposta attiva degli adulti. La Luna nel Pozzo credo che sia un esempio unico in Italia, il progetto che abbiamo fatto in Puglia con l'USR e con l'università è stato finanziato dall'USR, che ne ha reso possibile la realizzazione in 18 scuole di Bari che adesso stanno continuando. Mi sembra un precedente utile da conoscere. E così c'è il progetto Pioneer, che è nato a Roma con il professor Cantelmi. C'è Rispettiamoci, che è nato in Umbria da un insieme di famiglie che erano riunite nel locale forum e che ha portato avanti un lavoro proprio di proposta attiva, non solo di contrasto del gender, che lì era molto diffuso ed è seguito dal professor Mari. C'è il Corpo Racconta, che nasce dall'esperienza della Confederazione Nazionale dei Centri sulla Regolazione Naturale della Fertilità e via discorrendo. Quindi tanti esempi di buone prassi che possono essere propositivamente portate dentro le scuole per costruire un lavoro di rete che ci veda crescere tutti. Naturalmente l'importanza di questo lavoro dipende ed è strettamente proporzionale, direttamente proporzionale alla forza educativa della nostra proposta, ma questa è una domanda che riguarda tutti noi adulti, perché nessuno come un educatore, e un adulto è per definizione un educatore, ha bisogno per educare di rispondere alla domanda di significato della sua vita, cioè a che cosa significa per lui amare e generare. Grazie per l'attenzione. Ringrazio le due relatrici. Mi corre l'obbligo di dire che la dottoressa Mengarelli è nella duplice veste di presidente dell'AGE e docente di scuola secondaria, è psicoterapeuta. Ecco, noi ci eravamo un po' affidati al pieghevole per la presentazione dei relatori, però mi pare anche doveroso dire che è stata anche garante per l'infanzia, è psicoterapeuta e collabora con il Tribunale.
insomma, cerchiamo anche, ecco, di far presente che c'è dietro un'esperienza e un lavoro sul campo. Per quanto riguarda la relazione della dottoressa, io penso che i progetti sono fondamentali per stimolare, come posso dire, la domanda. Perché se è vero che poi i genitori rispondono picche alle proposte che la scuola fa o che il mondo della sanità in collaborazione con la scuola fa, ci dobbiamo porre un problema. Vuol dire che i genitori non sono abbastanza sensibilizzati sulle problematiche che riguardano l'avvenire dei loro figli, e questo è un problema. Allora, noi possiamo proporre le migliori, penso io, mi permetto di... possiamo proporre le migliori progettazioni, le buone pratiche, ma poi questi ragazzi si trovano da soli quando in effetti dietro non c'è una famiglia che è coinvolta in questo progetto. Detto questo, io apprezzo tantissimo le cose che sono state dette e le ringrazio, appunto, e passo la parola al presidente nazionale, dottor Giuseppe Desideri, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Persona molto conosciuta, è già venuto varie volte nella nostra regione. Non perdo altro tempo perché credo che abbiamo sforato abbondantemente i tempi, passo a lui la parola. Allora, buonasera, grazie. Sarò veramente brevissimo perché l'ora è tarda e non mi sembra giusto abusare della vostra pazienza, però mi sembra importante posizionare alcune questioni chiave, perché stiamo parlando di educazione sessuale, della sessualità, alla sessualità. Non è la stessa cosa, cambia molto il punto di partenza e anche il punto di arrivo. Però una cosa è certa ed è stato chiarito, il problema, come sempre, quando si parla di educazione, siamo noi adulti, quello che noi vogliamo, e soprattutto quando siamo troppo presenti e quindi vogliamo indirizzare l'identità di genere dei nostri ragazzi, o quando siamo totalmente assenti e la nostra assenza disorienta invece che orientarlo. E ci sono fasi della vita e dello sviluppo dei nostri ragazzi in cui l'adulto ci deve essere e deve essere presente e testimone della propria identità, se vuole a specchio generare una corretta identità da parte dei ragazzi. Una cosa però è importante dirla: tutta questa questione che si è sollevata negli ultimi due anni, diciamoci, è così un po' che è partita da quei opuscoletti che sono partiti e poi si è diffusa, ha un grande pregio, quella di aver riposizionato al centro dell'attenzione la questione del non dare per scontato, non dare per scontato all'umanità, l'essere uomo, essere donna, essere maschio, essere femmina. Forse per troppo tempo l'abbiamo dato un po' per scontato, e va ricordato che quello che la società ritiene come stereotipo o come idealtipo della donna e dell'uomo cambia. L'idea di donna di 40 anni fa non è l'idea di donna di oggi. L'idea di maschio di 40-50 anni fa non è assolutamente l'idea di maschio di oggi. Basta dire che 50 anni fa un papà che cambiasse il neonato sarebbe stato visto in un certo modo, oggi un papà che si comportasse come il suo bisnonno sarebbe considerato un soggetto da tenere un pochettino a distanza. Allora vedete come l'educazione è fondamentale, non soltanto perché ce lo ricordano le associazioni che sono legate a un certo mondo e vogliono posizionare gli 8 generi del gender, eccetera, ma perché è importante riposizionare al centro
dell'educazione e dell'istruzione, e quindi dell'intenzionalità educativa della scuola e della famiglia, un aspetto fondamentale. Cioè, noi non dobbiamo solamente curarci dei nostri ragazzi, dei nostri bambini a scuola per quello che apprendono e per le conoscenze e le competenze che sviluppano. Noi dobbiamo essere attenti al loro crescere come persona. E nel loro crescere come persona il corpo è un elemento fondamentale, lo sanno benissimo le insegnanti della scuola dell'infanzia, che fanno tutto un percorso fondamentale sulla conoscenza del proprio corpo. Si parte da quello, si parte dalla conoscenza del corpo per l'identità. Per essere donna e per essere uomo si parte da quello, si parte, non si può partire nell'età della pubertà, dell'adolescenza, si parte dai primi anni, si parte in famiglia, con gli esempi del padre e della madre, delle sorelle e dei fratelli, degli zii e delle zie, di tutto il contesto familiare che è prossimo al bambino e alla bambina, e si continua mano a mano. Perché è un percorso, quello per diventare donne e per quello per diventare uomini, non da un punto di vista sessuale, ma da un punto di vista interiore, forte, di crescita della persona. E allora da questo punto di vista io suggerisco tre elementi, li suggerisco io, ma ce li suggerisce la realtà, non me ne voglio fare proprietà intellettuale, che è un percorso che va dal conoscere, rispettare, governare, conoscere il proprio corpo, conoscere se stessi, primo elemento, conoscere se stessi in relazione all'altro, le diversità, le differenze, noi siamo noi perché c'è qualcuno diverso da noi. E il diverso è chi mi sta vicino, ognuno è diverso, anche noi siamo diversi. Io la parola normalità la cancellerei un po' dal vocabolario quando si parla di educazione. Cos'è normale e cos'è diverso? Siamo tutti diversi e questa è la ricchezza dell'essere uomini, non siamo fatti con lo stampino. Ciascuno di noi è diverso, ce lo dice il DNA, ce lo dicono le neuroscienze, ce lo dice l'esperienza, ce lo dicono anche i valori che ci improntano per quanto riguarda il nostro cammino. Inevitabilmente dalla conoscenza di sé deve radicarsi il rispetto. Innanzitutto rispetto verso se stessi, verso il proprio corpo. E guardate che noi assistiamo, soprattutto nell'età dell'adolescenza, l'età più complessa, a un attaccare il proprio corpo da parte dei ragazzi. Cosa sono i tatuaggi, i piercing, questo abbruttirsi, o anche le patologie che legano al non accettare il proprio corpo, a rifiutarlo quasi? Allora il proprio corpo diventa fondamentale. Rispettare il proprio corpo significa rispettare il corpo dell'altro, e dal rispetto inizia a esserci anche il rispetto della diversità dell'uomo, della donna, della femmina, del maschio. Questo è l'elemento fondamentale per quello che ci riguarda da un punto di vista pedagogico, educativo. È un percorso intenzionale, non è un qualcosa che possiamo lasciare come secondario. L'altra cosa è i rapporti. Quando parlo di governare, la governance delle emozioni e dei sentimenti, guardate che questa è una delle problematiche maggiori che esplode lungo il percorso di crescita dei nostri ragazzi. Esplode già ormai nella scuola secondaria di primo grado, ma in maniera fortissima nella secondaria di secondo grado, e sappiamo quanto incide. E anche come genitori sappiamo bene quanto incide. Bene, questo va lasciato, è uno spazio che il ragazzo deve gestirsi da solo, subirselo senza essere aiutato. No, anche questo è uno spazio educativo che va che va aiutato, supportato dalla famiglia in primis, ma anche dalla scuola. Educare all'amicizia. È importante o non è importante nel mondo di oggi e per la persona? E educare all'essere
all'entrare in prossimità con l'altro, con un rapporto di amicizia che è sicuramente di rispetto e di benessere insieme con tutti, che è di amicizia un po' più stretta con alcuni, che poi diventa di intimità e di relazione con un gruppo sempre più ristretto, fino a che non si arriva, se si arriva, all'intimità esclusiva di un rapporto di coppia. Bene, questo è un governo delle emozioni che parte, come abbiamo detto, dalla conoscenza, ma che va aiutato. Molte volte noi non curiamo il discorso dell'amicizia, molte volte succede anche che la gestione della classe, la buona gestione della classe, ci porta a dividere, staccatevi, non fate gruppetto, eccetera. Insegniamo noi l'amicizia, che non è il voler bene a voler bene al compagno, allo stare insieme, a coltivare l'amicizia. L'amicizia come valore, come solidarietà, se facciamo discorsi più ampi, ma questa è una base della relazionalità, dell'affettività. Allora, educare all'affettività non significa, come ci vogliono un po' scimmiottare quando vediamo le fiction televisive, la professoressa che si preoccupa dell'alunna, del fidanzamento, di quello che sta con quell'altro, non si è lasciata e quindi non sta studiando perché ha un problema sentimentale. Non è quello. Quella è la parte mediatica. L'educazione dell'affettività è educare la persona a essere se stessa, è una caratteristica dell'essere umano l'affettività. Allora, questo è l'elemento fondamentale, l'intenzionalità, così in famiglia e così a scuola, nell'educare all'affettività. E allora vedete che il discorso da cui siamo partiti, dei generi, i famosi otto generi, cioè, cambia completamente prospettiva, cambia totalmente, diventa un discorso più forte, più ampio, è un discorso fondamentale di riappropriazione dell'umanità e dell'essere uomini e donne, in cui poi le preferenze sessuali hanno un loro spazio, perché la sessualità è un elemento costitutivo inevitabilmente della persona umana, ma in cui è un elemento, non è la persona. E allora il discorso dell'approcciarsi alla diversità parte da altri presupposti, totalmente. E anche le leggi che sono nate non sono nate con una certa ottica come alcuni ci vogliono presentare, ma sono nate per improntare le nostre generazioni al rispetto dell'altro, al rispetto della donna, al rispetto dell'uomo, al rispetto di tutti. Allora, da questo punto di vista è importante la sinergia, come è stata ricordata, fra associazioni di vario genere, genitoriali, di docenti. È importante coinvolgere. Ed è importante che le famiglie si riappropriano del loro ruolo, ma che anche i docenti, i principali esperti di educazione all'affettività, forse non stanno fuori dell'aula e forse sono proprio le famiglie e i docenti, e sicuramente gli esperti possono supportare. Da questo punto di vista, attenzione all'informazione, è stato ripetuto prima. L'informazione è una cosa, la formazione è un'altra, ma attenzione, l'informazione va tarata sulla platea di riferimento. Questa è una delle principali leggi della comunicazione. Non posso parlare a un bambino di 6 anni di differenti generi come posso parlarne a una platea di universitario come a voi. Assolutamente. Perché io vado a dare degli input che sono sproporzionati rispetto a chi mi può recepire. Allora, da questo punto di vista bisogna stare molto attenti, e soprattutto bisogna evitare di stare alla finestra. L'errore è stato questo per quanto riguarda il discorso dell'educazione gender, delle teorie gender, che
le famiglie, i docenti, siamo stati alla finestra, mentre loro sono entrati dalla porta quasi principale, dando un certo genere di informazione, che per carità è legittima se è informazione tarata bene. Attenzione, da questo punto di vista è legittimo che ognuno presenti delle posizioni, ma se la platea sa che viene informata e non con l'ottica di formare, sono due cose molto diverse e su questo dobbiamo stare attenti e ci dobbiamo riappropriare del nostro compito, che è anche quello di educare all'affettività e allo stare bene insieme e a crescere come persone. Grazie. È molto tardi, però qualche minuto di discussione, di commento credo che sia indispensabile, soprattutto se qualcuno... Ecco, benissimo. Rompiamo il ghiaccio, faccio anche da valletto. Innanzitutto grazie, perché io vengo da Macerata, ma è valsalo bene il viaggio. Io volevo fare una domanda alla dottoressa Gabriotti, mi accorgo adesso che è uscita. Allora, mi sembrava che stava arrivando. Allora, intanto dico questo anche a voi. Io mi occupo di media anche come ricercatore all'Università Cattolica sul ruolo tra media e ruolo educativo, quindi non in campo didattico, di istruzione, proprio come risorsa dell'educazione, ma anche come problema educativo. Quindi l'esposizione, la sovraesposizione ad esempio in età precoce a messaggi sessualmente espliciti, io volevo sapere se a livello neurologico possono influenzare i bambini anche, e questa era la doppia faccia, in vista di una crescente sovraesposizione mediatica di quelle che sono omosessualità, transessualità, quindi non solo generare una, ad esempio alcuni scienziati parlano di un menarca che arriva prima proprio perché c'è una stimolazione precoce degli organi sessuali, ma anche in queste devianze, se manca l'apporto educativo da parte della famiglia, della scuola, di altre istituzioni, poi si guarda la fiction e il rapporto omosessuale viene presentato, non dico come migliore di quello eterosessuale, perché siamo arrivati a questo punto, e quindi creiamo confusione, né informiamo né formiamo, ma deformiamo. Grazie, poi dopo magari se torna la neurologa. Sicuramente la dottoressa sta tornando. E un breve commento a questa osservazione, a parte ci piace anche questo punto di vista mediatico che ci mancava nella... Ecco, l'è arrivata. Cioè il cervello del bambino ha dei tempi che devono essere rispettati, questa è la prima cosa, cioè il bambino, intanto io sono preoccupatissima per il futuro perché per esempio questo stare dei bambini molto tempo davanti a un computer, ricordatevi che Bill Gates, che è quello che ha creato la Microsoft, alle figlie più di un'ora e mezzo, due, non ce le faceva stare, gli poneva dei paletti, perché? Perché stare molto, addirittura in televisione mi sono inorridita quando ho visto che fanno le reclame dell'iPad in mano un bambino di 5 anni, come se fossero uno status symbol, pericolosissimo, perché se il bambino sta molto tempo davanti all'iPad, a parte il fatto di internet, non c'è controllo, ma non c'è, si appiattisce il cervello, addirittura stanno uscendo delle patologie, delle malattie, le dipendenze da PC, con situazioni di irrequietezza, di aggressività, di depressione. Cioè il cervello che deve essere stimolato, bisogna stimolare proprio le vie neuronali che sono come autostrade del gioco,
il signore parlava dell'amicizia, l'educazione all'amicizia, allo stare insieme, al relazionarsi, al rispetto degli altri, all'aiuto anche. Io quando mi vengono i giovani che sono tristi, depressi, eccetera, dico: voglio che vai mezza giornata alla settimana ad aiutare a fare il volontariato. Vedessi come cambiano, perché loro che sono inutili, annoiati, poi si sentono utili. Comunque è chiaro che il bambino non va sottoposto sia a condizioni sessuali che non capirebbe, che le vedrebbe come un'imposizione violenta, ma anche alla violenza di certi film, cioè vanno organizzate le cose che deve vedere in una maniera proporzionale al suo livello di comprensione. Cioè è pericolosissimo lasciare i figli davanti alla televisione che cambiano come vogliono, o l'accesso, perdonatemi, ma quelle bambine di 9 anni che per una ricarica di telefono si facevano fotografare nude a 9 anni su internet, ma dove erano le madri? Ma come, che cosa, poi a 9 anni già è tardi per salvare qualcuno, per dargli il cuore, cioè per fargli capire la gravità di quello, cioè veramente lì c'è stato il vuoto dietro, è una cosa che veramente mi ha dato dolore. Quindi il problema è che bisogna rieducare i genitori a far capire che le carezze, il ragionamento, come ha detto poi la professoressa Carle, l'educazione non è fatta di parole, è fatta di modelli, conta molto di più il linguaggio non parlato che quello parlato, perché se io, insomma, di 10 cose che tu dici a un figlio, 9 le copia e una l'ascolta. Ecco, lascio la parola io. Altre domande, osservazioni, commenti? La dottoressa voleva dire qualcosa sui genitori, che sono stati chiamati molto in causa. Sì, i genitori mi sa che sono presenti, ma siamo tutti genitori. Penso che sia l'elemento essenziale, perché comunque sia, adesso che si chiami agenzia, che si chiami, è comunque la coppia genitoriale. Quindi genitori, quindi oltre che famiglia, però abbiamo anche le coppie genitoriali, quindi penso che sia il caso allargare anche questa responsabilità che va comunque condivisa, quindi in tutte le varie situazioni a livello di genitorialità. È estremamente importante, quindi va tra il controllo, ma non è solo un controllo, è una relazione. Questo forse è l'aspetto fondamentale che oggi in emergenza educativa forse è quello che manca. Però a questo punto io faccio un po' la parte del diavolo, i genitori sono sempre molto in difficoltà, perché molte famiglie sono disagiate, no? Senza fare l'elenco di tutte le possibilità, eccetera. Quindi il ruolo delle, tra virgolette, istituzioni, noi, medici, insegnanti, la società, le amministrazioni, devono creare dei presupposti di aiuto, di non solo, a parte la formazione e non l'informazione, questo mi pare uno degli elementi che sono venuti fuori sia dalla parte vostra che nostra, molto molto importanti, ma soprattutto che ci sia il nostro sforzo, visto che ci vogliamo calare nella società, a livello di amministratori, che non sono venuti. Queste sono scelte politiche, proprio nel senso di scelte prioritarie, anche nell'investimento di quelle risorse più o meno, ma si tratta, come in ogni situazione, in ogni famiglia, di dare priorità. E non so se questa è la priorità attualmente data, e questo è preoccupante. No, ma anche a livello, cioè dal regionale al nazionale, poi vabbè, qui si entra. Comunque, scusate, è stato detto appunto che i genitori devono seguire, io ho avuto 4 figli e grazie a Dio ho potuto non lavorare, quindi li ho seguito molto e sono, a quel che dicono gli altri, degli ottimi ragazzi e non hanno, insomma, anche. Però c'è lo Stato, per esempio a proposito della televisione, io l'ho seguito molto, anche per internet ho dato, anche se il maschio mio ci lavora perché è scatoman della nazionale, quindi sta al computer anche troppo, però ho dato dei tempi anche a lui e dico ogni 2 ore fermati, e ho avuto infatti dei problemi perché a un certo punto si stoppiava la vista, come dice lei, sentiva le voci per stare troppo al computer.
Però c'è il garante alla televisione, qualsiasi programma televisivo ci deve essere la coppia omosessuale, con tutto rispetto, perché io ho avuto un compagno universitario omosessuale al quale sono legatissima, perché che rispetto, però ci dovrebbe essere il garante in televisione, quindi la famiglia può arrivare fino a un certo punto, secondo me. Allora, io volevo dire questo, che non sono molto d'accordo con queste linee guida, no, dell'OMS che sono uscite. Ho avuto modo di leggere, purtroppo sono arrivata tardi, chiedo scusa, ma per problemi lavorativi. E io penso che la famiglia, si dice tanto che la famiglia deve essere al primo posto nell'educazione dei figli, però poi si parla di questa grande discorso, no, programmato, educativo, che deve partire dalla scuola, che secondo me è già impostato così, come io ho letto nelle linee guida dell'OMS, a me per esempio come genitore non piace. E purtroppo è solo un inizio questo, perché poi questa cosa messa in mano a un discorso statale scolastico e quindi a tante persone, insegnanti eccetera, che devono portare avanti questi discorsi, io non lo so dove andremo a finire sinceramente, perché io ho un modo di educare i miei figli. Ho 6 figli e sinceramente non ho nessuna intenzione di far entrare in questo discorso mio, personale, di mio marito, educativo, nei riguardi di mio figlio, che provenga da altre fonti. Per me in questo discorso la famiglia secondo me deve essere molto libera e non ostacolata, oppure ostacolata nel senso che se poi mio figlio va a scuola e viene educato, perché qui si parla di educazione scolastica, in un modo differente da quello che voglio io, e se questa educazione impregna tutta la scuola, perché già impregna i media, come diceva il Signore, impregna la televisione, impregna i giornali, impregna i libri di testo che vengono proposti, già io sono circondata in modo diverso da come io voglio educare, e se questa cosa viene anche più consolidata fra gli insegnamenti, fra gli insegnanti eccetera, sinceramente a me trova un po' impaurita, non mi piace questa cosa. Oltretutto voglio anche tirare fuori quello che ha detto il Papa, che qui siamo in un colonialismo ideologico, e io su questo sono pienamente d'accordo. Io brevemente insegno in una scuola media e come docente quello che vedo è che i genitori fuggono. Semmai viene qualche genitore che ha figli bravi per far vedere che i figli sono bravi, quelli che hanno figli problematici non li vedi mai. Quindi la mia domanda è molto pratica. Io come docente in una scuola media, che ho 50 minuti a disposizione, che penso che sia una grazia perché ce l'hanno concessa, ancora la religione si insegna, che cosa posso fare durante questi 50 minuti su questo argomento? Le ho fatto dal punto di vista informativo, però di più che cosa posso fare? Allora, innanzitutto penso che il problema non sia io che cosa posso fare, ma noi come scuola che cosa possiamo fare, perché un docente da solo,
come si è detto, ci vuole un villaggio per educare un bambino, ci vuole una scuola che educa e che accoglie. Quindi il primo problema è sicuramente quello che dicevo all'inizio, l'intenzionalità educativa che va progettata fra tutti i docenti, e questo è un elemento fondamentale, perché i 5 minuti dei 50 sommati ai 5 minuti dei 50 dell'altro insegnante, sommate per tutti i giorni lungo i 9 mesi, hanno un risultato, perché non può essere in carico a uno. Molte volte noi nella nostra scuola assistiamo al fatto che, diciamo, questi aspetti relazionali vengono curati o dall'insegnante di religione cattolica o dall'insegnante di arte o da quella di educazione fisica. Questo è più o meno. E poi c'è il coordinatore di classe, se è un insegnante di solito femminile, allora si preoccupa, però sembra un qualcosa sempre non intenzionale, ma legato alla buona volontà e al sentire del singolo. Questa non è una progettualità che può portare a un'educazione all'affettività, a quello che invece è fondamentale, perché poi se il corpo docente è unito è più facile fare sinergie anche con le famiglie, perché se su questo punto ne parla un solo docente con il genitore ha un effetto, se ne parlano tutti e diventa un elemento importante, allora è diverso e si può fare sinergie. Certo, allo stato attuale servirebbe una formazione adeguata per i docenti su questo, perché noi stiamo parlando, però il problema, noi stiamo ricevendo dei progetti nelle scuole che vanno sui bambini, sui ragazzi e sui docenti, ma non c'è una vera e propria formazione da questo punto di vista per i docenti, che dovrebbe essere il primo elemento, e dovrebbe essere fatta una formazione comune con le famiglie. Dovrebbero esserci momenti comuni in cui ci si forma genitori e docenti. Questo dovrebbe essere il primo elemento per avere una sinergia e un'alleanza. Per cui l'intenzionalità si ottiene solo in questa maniera. Certo, in questo momento sembra un'utopia, cioè è chiaro che domani se lei va in classe e parla con il collega così, diventa veramente la presentazione di un'utopia. Se invece diventa un elemento caratterizzante di una progettualità, eccetera, lavorandoci, col tempo può diventare veramente un elemento vincente, perché quando si lavora sulla persona, poi alla fine si lavora a 360 gradi, non stiamo lavorando solo su un aspetto. Posso? La 128 della legge. No, solo come collega, perché insegno anch'io e capisco l'ottimo sarebbe la condivisione di questo. La realtà non è questa, però, soprattutto a livello di scuola media. Quindi capisco la difficoltà, quindi quello è un obiettivo, l'intenzionalità condivisa è un obiettivo, la realtà è un'altra per il momento. Di conseguenza non lo so, prima che arriviamo lì quanti diventano maggiorenni? Allora, siccome i tempi dei minori non so i tempi degli adulti, forse nel nostro piccolo, nell'individuale, forse un rapporto che comunque dia spazio a quell'intelligenza emotiva senza progettualità
a livello, no? Come si usa a dire nella scuola, senza appartenenza al POF o PTOF, come adesso viene chiamato, però comunque penso che sia una, molto importante, forse anche trascinante, perché di solito se il rapporto a livello di intelligenza emotiva, quindi di spessore dato alla persona a quell'età lì, poi in questa età estremamente delicata e particolare, secondo me lascia il segno. Lascia il segno anche se è individuale la relazione. E forse, non per rispondere, per collegare le due cose, forse crea, senza tanti progetti, però crea legame anche con chi giustamente il minore ha un legame preferenziale. Però vabbè, in psicologia si chiama, no, la triade a livello di comunicazione, però funziona secondo me anche a scuola. E intanto si comincia, perché altrimenti passa troppo tempo rispetto ai bisogni educativi di chi poi ha questo diritto. Scusate, ma l'ora è tarda e dobbiamo chiudere. C'è un commento della dottoressa Carli che è stata chiamata in causa, però poi siamo persi un po' negli altri commenti, quindi lasciamo lo spazio a lei e poi chiudiamo, perché purtroppo è molto tardi. Però mi piace che è stato molto interessante e soprattutto vedo che ci sono stimoli. Ah, c'è un altro commento che avevamo promesso, sì, giusto. Due minuti. Non ho capito, mi perdoni. Scusa, ho capito perfettamente. Qual è il tuo nome? Carlo, forse è stato troppo breve il tempo per cui io mi sono spiegata. Tu non hai lei non ha capito, o io mi sono spiegata poco. Le scoperte delle neuroscienze degli ultimi 10 anni stanno scoprendo che ci sono dei sistemi emotivo-affettivi che loro stessi prima si formano le emozioni e poi si forma la corteccia cerebrale. Cioè, noi per 40 anni abbiamo studiato la corteccia, la memoria, la ragione, e invece le neuroscienze moderne stanno dando importanza proprio alle emozioni, ai circuiti affettivi. Cioè, stanno dando, riscoprendo il grande valore della persona umana, capito? Addirittura si stanno autocriticando anche molti percorsi psicoterapeutici, perché per esempio quelli cognitivo-comportamentali che utilizzano molto di più la ragione vengono rimessi in discussione a favore di quelli psicodinamici, perché riattivano le emozioni, riattivano la persona. Cioè succede esattamente l'incontrario. Quello che dice lei era in passato, adesso sta... Sostanzialmente, il suo progetto è una cosa
ma quello non è una neuroscienza moderna, Carlo, lei sta confondendo i neuroscienziati moderni. Gli posso dire i nomi? Panksepp, Damasio, Leduc. Lei se procuri qualche libro di questi tre, non c'entrano con i fisici. Poi se tra i fisici prende Zichichi, Zichichi è una persona veramente un gran... Quindi io perdono, questi tre nomi se procuri, capirà che è così. Lascio la parola per rispetto agli altri a rispondere. Di questi neuroscienziati moderni che danno molto importanza ai sistemi emotivo-affettivi, Ledoux, poi Panksepp, The Archaeology of Mind, l'architettura della mente, uscito l'anno scorso, e poi Damasio vive a Los Angeles, è stato proposto al Nobel. Okay. Marilena, hai tratto troppo interesse, ma dobbiamo chiudere. Chiedo un attimo soltanto per dire ancora una parola, in modo particolare per quello che diceva la signora e il docente. Io devo dire che tutta questa vicenda dei corsi gender nelle scuole un positivo ce l'ha, ed è la sollecitazione proprio del protagonismo educativo dei genitori, che però hanno bisogno di mettersi insieme. Anche perché inevitabilmente arriva un momento in cui il ragazzo mette da parte il genitore, o almeno ne riduce l'importanza, perché a favore del gruppo dei pari. Quindi è nostro obbligo non solo lavorare per la formazione congiunta di genitori e docenti in una scuola, ma anche lavorare per offrire ai ragazzi delle possibilità di sviluppo coerenti con la posta in gioco anche al di là dello stretto nucleo familiare. Ci sono stati, io sono stata testimone in questa primavera di diversi convegni in tutta Italia dove genitori che non appartenevano a nessuna associazione, con docenti che erano stati interpellati da quello che avevano trovato a scuola o da dirigenti scolastici che si erano trovati la patata bollente sul piatto, hanno cominciato a interrogarsi insieme, a mettersi insieme per capire cosa proporre e come educare. L'idea di buona prassi, per carità, non è esaustiva, ci mancherebbe altro. A volte uno strumento che il genitore, il docente o il dirigente scolastico può avere per iniziare, per provocare, ma l'obiettivo vero non è mai la buona prassi in sé, perché per tutti gli incontri che può fare, 4, 5, 10, 12 che siano, è comunque un episodio. Noi dobbiamo lavorare per costruire alleanze educative, scuola-famiglia-istituzioni, che possano andare anche oltre famiglia e scuola. Allora, grazie a tutti quelli che hanno resistito fino alla fine, il prossimo lo faremo alle 8 di mattina, così abbiamo tutto il tempo fino alla sera per discutere. Grazie a tutti e alla prossima occasione.